Bene ragazzi, vi invio questo video oggi per cercare di andare avanti col programma nonostante la sospensione didattica dovuta al coronavirus e alla quarantena. Bene, per quanto riguarda italiano, noi abbiamo una verifica programmata e quella la faremo appena rientriamo, quindi tenete conto di una lezione per fare il ripasso, per chiarire gli ultimi dubbi, le ultime cose, domande, quello che volete. E la volta dopo verifica, quindi preparatevi, usate questo tempo per studiare, preparatevi domande, dubbi, qualsiasi cosa. Bene, invece per storia, allora noi siamo ormai arrivati quasi alla fine del capitolo, quindi io adesso vi farò un video con le ultime cose, in modo che comunque chi deve essere interrogato si possa portare avanti e a breve, poi pensavo di lasciare comunque una settimana dalla verifica di storia, quindi fare una settimana la verifica di italiano e la settimana dopo la verifica di storia. Quindi anche chi magari è stato interrogato, anche chi sta studiando italiano, comincia a guardare storia perché una settimana dopo ci sarà la verifica. Ok, bene. Allora, per quanto riguarda storia, eravamo arrivati alla presa di potere, o meglio, alla formazione dell'URSS, se non sbaglio. Quindi cercherò di proiettarvi le slide mentre parlo, così che non sia troppo noioso e che capiate meglio di cosa sto parlando. Allora, nel caso comunque vi invierò le slide a parte così che possiate seguire tutto. Quindi vi invierò quelle di italiano, dovreste già averle, quindi vi invierò quelle di storia sul quarto e quinto capitolo. Bene. Abbiamo parlato un po' della rivoluzione russa, rivoluzione di febbraio, rivoluzione di ottobre. Abbiamo visto poi il ritorno di Lenin, la guerra civile, la NEP, sempre la politica economica di Lenin. E alla fine, nel 1924, siamo arrivati alla nascita dell'URSS, che conosciamo bene. Bene, adesso andiamo avanti. Abbiamo visto appunto Lenin che prende il potere, ma ad un certo punto, dopo la formazione stessa del suo stato, c'è un problema perché Lenin si ammala. Quindi si ammala, è costretto a letto, quindi è costretto a delegare i poteri a uno dei suoi collaboratori. Uno dei suoi collaboratori che finora non abbiamo mai nominato perché non è stato un membro importante né della rivoluzione di febbraio né di quella di ottobre, è solo un personaggio che ha fatto una carriera politica scalando i ranghi del partito pian piano. Di chi si tratta? Di Stalin. Stalin che avrete sentito nominare, ma comunque, quando Lenin si ammala, concede questo potere come suo indica come suo sostituto Stalin. Stalin è un personaggio particolare, appunto, non è un rivoluzionario, non è un bolscevico, ha scalato, è un politico, possiamo dire che è un politico, tra l'altro non è nemmeno russo. Infatti deriva da un paese limitrofo e non parlava bene il russo, tanto che quando prenderà poi il potere si rifiuterà, o meglio, cercherà sempre di non comparire lui stesso ai microfoni e parlare di fronte alla nazione proprio perché si vergognava del fatto che il suo accento russo fosse pessimo. Bene, comunque lui acquista il potere e pian piano comincia a modificare lo Stato, o meglio, a fare in modo che di assumere un pieno controllo. Quindi allontana pian piano tutti quei personaggi che erano più importanti, più influenti. Appunto Lenin, che già malato, viene completamente isolato nella sua casa. Trotsky, che abbiamo visto che era il capo dell'esercito di Lenin, comincia anche lui e tutti i suoi collaboratori a mandarli via, allontanarli dal vero potere. E quindi di fatto Stalin acquista il potere. Adesso tutto l'impero russo, che non è più un impero, ma diciamo l'URSS, è sotto il controllo di Stalin. Lenin, prima, anche se comunque era malato e non riusciva più a essere nel pieno delle forze o ad avere un potere effettivo, intuisce che qualcosa di sbagliato c'è, che Stalin sta acquistando troppo potere e non lo fa come suo sostituto, ma per un potere personale. Quindi cerca di impedirlo, cerca di mandare messaggi ai suoi collaboratori, manda telefonate, però niente, tutto è bloccato. Stalin lo isola completamente e questi messaggi, queste telefonate non raggiungeranno mai la loro destinazione.
Infatti poi nel 1924 Lenin morirà e a quel punto Stalin instaura una vera e propria dittatura. Okay. Prossimo. Torniamo a parlare di economia. Lo so, è un argomento terribile, molto noioso, ma ahimè, dobbiamo farlo. Nel 1928, quando Lenin ha consolidato il suo potere, stabilisce una nuova politica economica. Abbiamo visto che in seguito alle manovre di Lenin, l'agricoltura tutto sommato era tornata su un livello accettabile, sul livello del 1914, quindi si era superata la grave crisi che era occorsa in precedenza. Adesso c'è una nuova politica economica, una politica economica che abolisce quella che era stata la NEP di Lenin e abolisce così la proprietà privata. Abbiamo questi contadini che vengono riuniti in questi kolchoz, pronuncerò malissimo, kolchoz, che sono queste aziende agricole fondate sulla proprietà collettiva della terra. Cosa vuol dire? Che niente di tutto quello che hanno, niente di tutto quello che coltivano è loro e sono tenuti ogni anno, ogni azienda è tenuta a dare ogni anno una certa quantità di grano, una certa quantità di prodotto, anche magari derivante dalla coltivazione, ma anche dall'allevamento, allo Stato. Problema, non tutti i contadini sono d'accordo. Abbiamo in particolare i culachi, ovvero gli agricoltori, ma quelli più benestanti, quindi non i poveretti che non hanno nulla da mangiare, ma quelli che già qualcosa hanno e che quindi, vedendo questo Stato che vuole appropriarsi delle cose che sono loro, quando questi culachi vedono che lo Stato vuole rubare loro quello in cui si sono impegnati, quello che hanno guadagnato con i loro soldi, si oppongono e questa opposizione diventa talmente forte che arrivano ad ammazzare tutti i loro stati, capi di bestiame pur di non cedergli allo Stato, provocando tra l'altro una crisi, una carestia terribile che infesterà la Russia per i prossimi anni. Quindi, cosa succede? Questi culachi si ribellano, lo Stato, quindi Stalin, decide di prendere tutti questi oppositori e di portarli nei quelli che nascono in questo momento, questi gulag in Siberia, ovvero dei veri e propri campi di concentramento. Si dice che siano state deportate più di 1.800.000 persone, oltre poi ai 10.000 fucilati normalmente dove stavano. Quindi, questi gulag sono dei luoghi spaventosi. Se riuscite, magari andatevi a vedere qualche immagine, andatevi a vedere qualche video. Purtroppo al momento non posso farveli vedere. Però il modo in cui venivano trattati in questi posti era davvero devastante. Queste persone non erano più persone, venivano trattati come veri e propri animali. Tortura, dolore, fame, tutto questo veniva usato contro di loro per ridurli da persone a appunto animali, a cose, a proprietà dello Stato. Molti morivano. Andate a vedere qualcosa perché ne vale la pena. Bene, serve qualcosa tutto questo? No, perché l'agricoltura non si riprende, anzi, numerose, abbiamo visto, vi ho detto appunto che i culachi uccidono tutti i loro capi di bestiame, ma a parte questo, l'agricoltura in questo modo non riesce a procedere oltre, anzi si creano delle enormi carestie. Di base tutto questo non serve a nulla allo Stato. Cosa invece fa di positivo Stalin? Quello che potete immaginare tutti, ovvero in cosa si impegna di più nell'industria pesante, l'industria di guerra. Quindi, 1928, vengono promulgati questi piani di produzione quinquennali, ovvero dei progetti di durata di 5 anni che dovrebbero far riprendere l'economia dell'industria pesante. Ce la fa? Sì. Industria pesante di cosa stiamo parlando? Di impianti siderurgici, industrie elettriche e fabbriche di armi. L'industria di guerra, in poche parole. Mentre invece si sacrifica quella che è l'industria leggera. Quindi tutto quello che magari può servire per la vita normale degli operai, per esempio i vestiti, scarpe, cibo in parte si lega anche al fatto dell'agricoltura. Questi operai vivono male, non hanno scarpe di ricambio, non hanno vestiti di ricambio e nonostante tutti i loro sforzi, perché loro si impegnano in questo stato, perché lo Stato li ha convinti
che questo sia per il bene di tutti, per il bene dello Stato, ma lo Stato è l'unica cosa che conta. Poi vedremo meglio questo tipo di pensiero. Cosa si ottiene? Sì, si ottengono delle cose positive, ma di base, rispetto a quando è stato sacrificato per far funzionare questa industria pesante, i risultati risultano esigui. Quindi anche lì, sì, non è proprio un fallimento completo, ma insomma, non è nemmeno una cosa troppo positiva. Adesso arriviamo ad ulteriori note dolenti, ovvero le cosiddette purghe di Stalin. Non so se magari qualcuno di voi le ha già sentite. Comunque, le purghe di Stalin arrivano nel 1934. Ora consideriamo che Stalin prende il potere nel 24, quindi comunque siamo già a 10 anni dalla sua carica. Se guardate anche la storia di Lenin, rispetto a Stalin è durato molto di meno, termini proprio temporali. Bene, cosa succede nel 1934? Muore Kirov, o meglio, viene ucciso. Questo Kirov era un amico e sostenitore di Stalin, ma si suppone che questa sia stata solo una scusa per far nascere le purghe. In realtà è una cosa che Stalin voleva. Perché? E soprattutto cosa sono? Sono una serie di spietate epurazioni, cioè gente che viene presa e ammazzata. Perché? Vediamo chi si sono stati eliminati. Dirigenti politici, intellettuali, ufficiali dell'esercito. Cioè vengono eliminati i nemici di Stalin, coloro che potevano ancora agire al suo potere, comunque che si mostravano contrari alla direzione che il paese aveva preso, il paese che era diventato una dittatura, ovvero Stalin decideva e così si faceva. Tenete conto che tutta questa storia è iniziata per la rivoluzione russa, perché il popolo voleva decidere per conto suo. Vi ho messo un meme che diciamo che chiarisce qual è stato il risultato di tutta questa storia. Bene, queste purghe quindi consistono in una serie di uomini che vengono presi, accusati e uccisi. Prima però di condannarli a morte, subivano un particolare processo, ovvero. Ovviamente c'erano dei processi, che erano più però dei processi farsa, cioè non veri processi, anche perché molte di queste persone, a parte contrariare Stalin, a parte opporsi a lui in maniera politica, non avevano fatto nulla. Però il popolo russo in questi 10 anni subisce un profondo indottrinamento. Stalin sta ancora regnando, nonostante la sua sia una dittatura, cioè il popolo non ha. Non ha voce in capitolo, semplicemente, non decide più nulla. Stalin ancora si lega alla rivoluzione. Quindi il popolo russo pensa che si identifica in Stalin. Stalin è lo Stato e lo Stato è l'unica cosa che conta. L'uomo non ha più niente di suo. L'uomo russo in questo periodo vive solo per fare quello che va bene per lo Stato. Quindi, quando queste persone vengono prese e vengono condannate, alla fine confesseranno i loro crimini, ma non tanto per le torture, per le minacce, ma proprio perché loro sono stati indotti a credere di aver fatto qualcosa di sbagliato, di aver agito contro lo Stato. E siccome agire per lo Stato è l'unica cosa che per loro è importante, subiscono una crisi, quindi confessano volentieri perché si sentono colpevoli. Gli uomini della cieca riescono a instillare questo senso di colpa in loro e quindi tutte queste persone, anche innocenti, finiscono per confessare. Contemporaneamente Stalin aumenta il proprio prestigio, quindi tutti i fallimenti, i sacrifici che chiede al popolo russo non sono per colpa di Stalin, perché pretende una certa politica economica, perché ha fatto queste purghe, no. Lui dà la colpa a questi nemici del popolo. Non si sa bene cosa siano, non hanno nomi, non si sa bene cosa vogliono. È semplicemente un capro espiatorio che lui usa per mantenere il proprio potere e quindi tenere a bada tutte le opposizioni. In questo periodo si sviluppa anche questo mito di Stalin, cioè Stalin che è una persona perfetta, è il vero leader della Russia, l'erede della rivoluzione,
Lui è l'unica cosa importante, lui è lo Stato, noi dobbiamo seguirlo perché lui ci porterà verso la libertà, verso la prosperità, tutti i miraggi che alla fine in realtà non si sono rivelati, o almeno fino a un certo punto, poi vedremo. Quindi, cosa è diventata la Russia a questo punto? Ricordo, siamo partiti dalla rivoluzione, quindi l'idea di rivoluzione. I risultati non sono stati proprio questi. La Russia è diventata un totalitarismo. Che cos'è un totalitarismo? Vediamo qui. Il totalitarismo è uno stato in cui l'individuo, il singolo, si atomizza, ovvero diventa un atomo della società. La società che prima è composta da vari elementi, magari la famiglia, la nobiltà, il clero, quindi varie componenti che comunque compongono una varietà nella società. Adesso no, una persona non è più magari la sua professione, i suoi desideri, le sue aspirazioni, non è più niente. L'uomo è semplicemente un atomo della società, un atomo uguale a tantissimi altri, senza caratteristiche personali, hobby, desideri, no. Lui è semplicemente un meccanismo nella società. Non ha più un'appartenenza di altro genere, lui è semplicemente parte dello Stato. E c'è una completa identificazione con il capo. Stalin vuole questo, io voglio questo. Io non ho più desideri, non ho più aspirazioni, non voglio più niente, non amo neanche nessuno, niente, tranne lo Stato, tranne Stalin. Stalin è l'unica cosa che posso amare, in cui mi posso identificare. Quello che vuole Stalin lo voglio io. E questo è il senso del totalitarismo. Questo è il primo che vediamo. Ci sono altri due. Quali sono? Non ve li posso chiedere, però mi rispondo da sola. Nazismo e fascismo. Il fascismo lo vedremo nel prossimo capitolo. Per il nazismo dovremo aspettarne due. Quindi, adesso vi faccio vedere, ve li volevo far leggere, però a questo punto ve li mostro semplicemente qui. Cosa ne pensa oggi la Russia di Stalin? In realtà questo è fatto di un po' di anni fa, è stato mandato. Abbiamo qui un articolo del 2013 in occasione del 66esimo anniversario della morte di Stalin. È stato fatto un sondaggio in Russia per vedere adesso, dopo così tanti anni dalla morte del dittatore, cosa effettivamente sia rimasto, cosa ne pensano i russi, la società russa. Bene. Ancora oggi, il ruolo del dittatore sovietico nella storia russa è giudicato positivamente, mentre il 32% crede che abbia avuto un ruolo negativo. I numeri, pur dimostrando che quasi la metà dei russi di oggi mantiene un giudizio positivo, indicano al contempo una leggera perdita di sostegno a favore del leader sovietico rispetto a 10 anni fa. Quindi le cose stanno leggermente cambiando rispetto a qualche anno fa. Però il giudizio positivo su tutta l'azione di Stalin, questo grande eroe nazionale che ha modificato la percezione del governo e della sua figura a tutto il mondo russo, rimane. Vediamo ad esempio il leader del Partito Comunista Russo dell'epoca. L'industrializzazione, la vittoria nella Grande Guerra Patriottica, la scoperta dell'atomo, lo sviluppo della tecnologia nucleare, il primo volo spaziale e altre imprese, insieme con la gloria del grande potere dell'URSS, rimarranno nella memoria della gente per sempre. Tutto ciò è inestricabilmente legato al nome di Stalin, un rivoluzionario e un patriota della Russia. Questo nel 2013. Quindi, nonostante tutto, Stalin viene ancora visto come un eroe. Adesso invece vediamo la posizione opposta. L'atteggiamento nei confronti di Stalin cambierà solo dopo che le persone avranno capito che la loro vita e la loro dignità prevalgono sugli interessi dello Stato e che lo Stato è per la gente, non il contrario. In un paese in cui il sacrificio personale per lo Stato è stato propagandato per decenni, cambiare questa mentalità è una battaglia in salita. Quindi qui abbiamo il presidente del Movimento per i diritti umani che affronta la situazione, che ne indica le ragioni e capisce che c'è ancora tanto lavoro da fare perché questa mentalità possa cambiare. Vediamo un po' di numeri su Stalin per capire meglio. 4 milioni di detenuti politici, circa 800.000 fucilati.
altri diversi milioni di vittime collaterali, circa 2 milioni di contadini mandati ai gulag, diversi milioni di ceceni, ingusci e tatari di Crimea trasferiti dalla loro patria, circa 10 milioni di persone in un paese con una popolazione di 200. Direi che i numeri parlano da soli. Adesso vi vorrei fare una domanda su cui vi invito a riflettere mentre siete a casa, al sicuro dal corona. Secondo voi, perché tra tutti i totalitarismi, cioè pensiamo ancora adesso, a parte poche eccezioni, cosa si pensa di Hitler, di Mussolini adesso, e invece ovviamente in Germania e in Italia, e cosa invece si pensa in Russia adesso, ancora adesso nel 2020, in Russia? Perché secondo voi c'è questa differenza tra queste due visioni? Perché alla fine sono entrambi capi di totalitarismi, in teoria la nostra società ha valutato cosa è successo in quel periodo, l'ha analizzato, l'ha metabolizzato. Perché c'è questa differenza di visione tra gli uni e gli altri? E l'altro, anzi. Pensateci e poi mi dite la risposta, almeno quello che ne pensate voi. Bene, io direi che possiamo chiudere qui, vi ho già annoiato abbastanza, quindi quando sapremo qualcosa di più su quando faremo ritorno, invito quelli che devono essere ancora interrogati in storia a stabilire dei giorni. Visto che abbiamo finito, io non penso di andare avanti, però interrogo e interrogo quattro persone alla volta. Quindi modificate, poi vedete voi il programma delle interrogazioni, quattro per volta. Tranne per una lezione che voglio tenermi di ripasso e poi la verifica, ok? Poi vi farò sapere se magari vi posso dare una data concreta, però comunque sarà la settimana dopo la verifica di italiano. Bene, buona epidemia a tutti.